Il 36esimo episodio di Pokémon Sole e Luna si apre con Ash intento ad allenarsi assieme a Rowlet sulla mossa Z di tipo erba, ma dato che non assume la posa in modo eccellente, i due non riescono a sprigionare il potere Z, ma qualcosa di strano sta accadendo a Rockruff. Difatti sembra molto più aggressivo ed agitato del solito. Kukui accompagnerà i ragazzi al Tempio della Vita, dedicato a Tapu Lele. Difatti qui avverrà la sfida tra Ash ed Alixia. Rockruff è davvero agitatissimo e sembra impaziente di affrontare il Lycaroc della Kauna. Ash manderà in campo proprio lui assieme a Rowlet nella lotta in doppio contro Alixia, che userà Probopass ed ovviamente il suo Lycaroc. La lotta inizia subito con un attacco fogliame e sassata dei Pokémon di Ash, ma questi attacchi verranno respinti senza problemi da un pietrataglio di Lycaroc. Successivamente Probopass metterà le levito rocce sul terreno di lotta, impossibilitando i movimenti ai due piccoli Pokémon. Rowlet dunque solleverà in volo Rockruff per evitare le rocce e contrattaccare con fogliame, ma i nasi di Probopass andranno ad infastidire il volo del Pokémon Aliderba, rispedendo i due Pokémon del nostro protagonista all'interno delle levito rocce. Avverrà poi uno scontro diretto tra i quattro Pokémon all'interno delle rocce aguzze, e grazie ad un contrattacco di Rockruff, che pare sempre più agitato, Rowlet scampa da un falce cannone di Probopass. Attenzione perché Alixia sfodera la sua mossa Z, il gigamacigno polverizzante, contro Rowlet e Rockruff. I due però riusciranno a scampare al macigno, facendo anche piazza pulita delle levito rocce. Dopo un giga impatto di Probopass, Rockruff azzannerà Lycaroc. Passando al contrattacco, Ash userà la sua mossa Z con Rowlet, il fioriscoppio sfolgorante, che manderà KO Probopass. Rockruff pare essere impazzito, difatti manderà KO il suo compagno Rowlet e rimarrà molto deluso dal suo comportamento. Dopo un incoraggiamento da parte di Ash, Rockruff tornerà in sé e combatterà contro Lycaroc, sconfiggendolo, ma privo di forze per questa lotta l'ultimo sangue sverrà anche lui. Ad ogni modo Ash ha vinto contro Alixia, ottenendo così il Petrium Z e passando anche la grande prova di Akala. La Kauna e Kukui spiegheranno che il comportamento di Rockruff è dovuto al fatto che sta per evolversi. Cosa ne pensate di questo episodio? Vi è piaciuto? Personalmente ho avuto la pelle d'oca durante lo scontro individuale di Rockruff contro Lycaroc. Non vedo davvero l'ora di assistere alla sua evoluzione che avverrà nell'episodio 37, dunque quello di settimana prossima. Come al solito io vi invito a lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro con le sintesi degli episodi. Condividete il riassunto con i vostri amici e iscriviti se ancora non l'hai fatto. In descrizione trovi tutti i link relativi ai nostri social, dove puoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Pokémon. Quindi dico è tutto e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao allenatori!